So for Marco Da Vincenzo, I mean, we've done, you know, an eyeliner, which is a long flicked eyeliner, but it's not too kind of glamorous, too red carpet. It's a little bit straighter out from the eye, a bit more graphic. I guess, like, it's more street. You know, it's a street version of the classic. Like the girl did it herself, you know, very quickly. A natural pink lip. I always like skin to look like skin. Even if you use foundation, it should always have the skin come through. You know, I never like a mask or a, you know, I don't like to see foundation on skin, even when you've used foundation. Every woman is always looking for the perfect natural pink lip. It's like finding the perfect pair of jeans, isn't it? If you find the right pink for there and there, it just makes everything work. Hello, Fashion TV. Ricordo d'infanzia molto leggero che era relativo a una mia zia americana che tornava in Sicilia per le vacanze e io ho cercato di raccontare quello che la sua presenza, la sua diversità, il suo modo di pensare fosse bello da guardare perché era diverso da me, dal posto in cui vivevo. E quindi diciamo ho cercato di unire un po' di cliché siculi da una parte, quindi calza nera, velata, crocefisso, molto pizzo, e poi invece un cliché americano che passa attraverso una cartella colori pastello, un'eccentricità, perché insomma mia zia era molto eccentrica, come poteva esserlo una donna californiana negli anni Ottanta. E da questo incrocio è nata la collezione. C'è sempre, credo, più bisogno di avere una storia in testa per fare delle collezioni, perché non c'è nulla di più autentico che attingere da ricordi personali, che sono infiniti, perché il tuo punto di vista sulle cose è personale, infinito, quindi nessuno potrà raccontare la tua stessa storia. È per questo che da un paio di stagioni ho deciso di rispolverare i miei ricordi siciliani e quest'anno l'ho fatto un'altra volta. È un nero giocato sempre in contrasto, o alleggerito dal sexy, quindi dal corpo in vista, oppure dall'utilizzo del colore. Ci sono dei vestiti che ad esempio sono apparentemente neri ma sono tutti foderati di seta coloratissima, quindi in movimento vedrai del giallo, del rosa forte, diciamo spuntare improvvisamente, oppure un nero rotto da una serie di cristalli multicolor che scintillano, quindi in qualche modo è un nero alla Marco De Vincenzo. Non avrei mai potuto fare un nero pieno. Le Superga sono frutto di una collaborazione fatta con questa azienda meravigliosa italiana, torinese. E ci sono le loro Superga classiche in tela, rivisitate con l'utilizzo al posto degli occhiali a vela degli strass multi, rainbow. Io penso che l'uso del multicolor sia una parola che spesso mi viene associata. Io sono molto felice di questo perché è una cosa che mi viene naturale, parlare del colore e del rainbow, quindi ogni stagione trovo un modo diverso e anche per Superga è stata la stessa cosa. Mi piaceva l'idea di una donna sexy quest'anno, mi piaceva l'idea di riuscire a recuperare
la parte femminile delle donne. Credo che sia il momento, probabilmente dopo tanto streetwear e tanto genderless, penso che le donne abbiano la voglia di tornare a giocare con dei capi iconici del guardaroba, e la calza nera è un capo iconico. Borse, ci sono le mie, insomma, borse di pelle, ci sono le mie Starry, che sono le borse ricamate di perline, quest'anno con i divi, le facce di alcuni divi di Hollywood come Marilyn, Liz Taylor, oppure delle borse quasi da spiaggia, di PVC e bambù, che però dentro contengono un mondo, ci sono delle scarpe di ricamo. Quindi, insomma, se hai una scarpa flat, hai degli stivaletti di strass dentro, e la scarpa di ricambio credo sia ormai l'oggetto, proprio il must have, e quindi mi piaceva giocare con questa cosa. Ciao Fashion TV!